siamo tutti abbastanza esperti, sappiamo com'è la pallacanestro, quindi abbiamo giocato contro una grande squadra, siamo andati vicinissimi, ma ci è mancato qualcosa. Di solito parlo in spogliatoio di queste cose, ma preferisco dirlo pubblicamente perché mi sembra giusto. Spesso vengono additate le colpe dei giocatori, ma mi prendo tutte le responsabilità di questa sconfitta, perché in fondo siamo arrivati con i nostri giocatori importanti, Mancinelli, Amoroso, tutti sono importanti, però che offensivamente stavano dando moltissimo la partita, che quando siamo andati da loro, poi dopo loro non sono stati, pur prendendosi i loro tiri anche facili, per loro facili, non erano più in condizione di poter fare bene. Io pensando che nel momento che abbiamo ci siamo riaggrappati alla partita, l'avremo chiusa, non gli ho dato rotazione, ho deciso di andare sempre con loro. E questo alla fine ci è costato la partita, quindi tutta responsabilità mia, tutta colpa mia, oltre ai meriti di Trento, che ovviamente non sono tantissimi. All'inizio era veramente una coperta corta, qualsiasi cosa facessimo. Noi forse abbiamo iniziato un po' molli, ma mi sembra che più che molli noi erano loro, che erano imprendibili, perché dalle iniziative di Trish, che uno contro uno è difficilmente marcabile, qualsiasi nostro aiuto, rotazione, cambio, era punito anche con dei canestri. Fiorito ha fatto un palleggio arresto e tiro di sinistro, con la difesa addosso. Valdirossi ha fatto un tiro dall'angolo destro con la difesa che gli correva incontro, cioè tiri loro, voglio dire, bravissimi, quindi è lì il punteggio si è allargato, però siamo stati altrettanti bravi noi a rimettere in piedi la partita, avere una reazione veramente buona, veramente difendendo, non facendoci mai prendere dalla frenesia, quello che avevamo fatto in gara 2, cioè nel momento in cui Trento giocava bene, mettersi a giocare individualmente in attacco e esporci a loro contropiede, non l'abbiamo fatto mai, non abbiamo mai giocato individualmente, abbiamo sempre risposto di squadra, sempre giocato compatti. Quindi il motivo che abbiamo perso, ripeto, oltre alla bravura di Trento, che è stata assolutamente decisiva, questa cosa che ho detto prima. La scelta finale di andare a cercare la tripla di Paretti, cioè è nella tua filosofia quella di non speculare? A 6 secondi dalla fine, no, quella di prima, no. Quello è stato un tiro dettato alla frenesia, dal fatto che abbiamo messo la palla in mano Evangelisti. No, allora, un attimo. Se da quel blocco Evangelisti fosse uscito libero, avremmo dovuto cercare la tripla. Da quel blocco Evangelisti è uscito non libero, ha tentato la tripla lo stesso ed è stato stoppato. Dopo siamo andati sulla frenesia, Mancinelli non ha avuto il controllo del cronometro, ha sparato un tiro e la partita è andata così. Ma dopo, sai, è difficile controllare l'attacco dopo che hai preso il primo tiro, prendi la palla variante, controllare quella azione lì è difficile. Forse anche negli ultimi 6 secondi avremmo potuto prendere un tiro migliore, ma vai a pensare 0 su 2 di Trisce, veramente è da scienziati. Noi sinceramente eravamo pronti a chiamare un time out e a fare un ultimo tiro costruito, e poi avremmo dovuto fare un tiro velocissimo, una palla rubata, cioè in 6 secondi avremmo dovuto fare 2 canestri, una roba difficile. 0 su 2 di Trisce significa rimbalzo, contropiedi, in 6 secondi riprende un tiro da 3 punti, ha preso quel tiro di Mancinelli, quello prima. No, se Evangelista è uscito da quel blocco, Steele lo ha visto con un po' di spazio e gli ha dato la palla, quella era la prima opzione. Se no c'erano le altre opzioni, se lui non fosse uscito libero, che prevedevano anche una soluzione da 2, cioè prevedevano un canestro veloce, da 2 o da 3 non era decisivo. Sì, credo che sia successo quello nella palla rubata nella loro rimessa dopo il time out. Ma quel lancio lungo da sotto siamo andati per fare canestro lì. Ritorno al discorso che abbiamo fatto prima, di là Valerio si era mettato per un fallo, non ho idea, quello proprio non so, ritorno al discorso di prima, che probabilmente nel finale qualche nostro giocatore era stato spremuto veramente tanto e sì, 38 minuti da Mancinelli e 35 da Amoroso.
per come alla fine è venuta fuori la partita, è stato un errore mio. Sì, avevo scommesso sul fatto che nel momento che li avevamo ripresi avevo potuto prendere un vantaggio e ho continuato ad andare con loro. Mi sembrava pericoloso toglierli in quel momento lì, non li ho tolti e alla fine l'abbiamo pagato. Stefano, come mai dopo quello che ha subito l'infortunio, insomma, il naso, Bowers è rimasto così a lungo fuori? Bowers ha adesso parlerà i medici, ma ha probabilmente una frattura al setto nasale. Però dopo un inizio in cui nell'intervallo era molto titubante, dopo mi ha detto che ci sarebbe stato e allora ho preferito metterlo in campo. Dopo questo vuol dire che, come dire, per mercoledì lo si può recuperare? Spero di sì, ma sinceramente non faccio il medico, spero comunque di sì, spero di sì. Senti, alla fine quelli che erano però i timori di inizio serie, quello per cui alla fine vi avrebbe potuto ammazzare anche il cast di supporto, in qualche maniera è venuto fuori, perché è vero che Trish e Pascal hanno fatto la partita, però Spanghero... E il cast di supporto ha vinto la nostra gara 3. La nostra gara 3. Quindi oggi il cast di supporto, il problema è stato l'allenatore che non l'ha usato, non è stato il problema del cast di supporto. No, il cast di supporto, ma loro sono una squadra, cioè, però voglio dire, il nostro cast di supporto in gara 3 è stato straordinario, e siamo noi oggi che non l'abbiamo usato per quello che deve essere usato, però comunque no, che loro sono la prima squadra che è il campionato, cioè sono una squadra forte, che gioca benissimo, che si sa riciclare dopo ogni problema, che se abbassi un attimo il tuo livello il loro si impenna immediatamente, l'abbiamo già visto mille volte e comunque oggi, anche quando noi non avevamo, devo riguardare la partita, ma non ho la sensazione che noi all'inizio fossimo negativi, forse non eravamo proprio feroci come vorremmo essere, però difendevamo, loro ci punivano in ogni posizione, quindi voglio dire, esistono anche gli altri, lo sapevamo. Ci sono momenti in cui riusciamo a controllarli meglio, momenti in cui si esaltano di più. Oggi nel primo quarto erano, cioè, voglio dire, bisognava solo resistere, infatti abbiamo resistito e siamo passati davanti, quindi siamo stati bravissimi in questo. Dopo nel finale gli episodi hanno giocato per loro. Matteo? A proposito di casti di supporto, Gergati ancora forse non c'è. No, Gergati non è a posto, però ci dà un aiuto, è chiaro che lui sta stringendo i denti, sta giocando, è encomiabile da tutti i punti, però con l'infortunio che ha avuto aveva bisogno di stare fermo 10 giorni e poi dopo riprendere. Con queste partite qui lo usiamo, lo utilizziamo, ci dà una mano. Oggi era più importante perché Bowers aveva avuto quel problema, quindi era più importante. Lì forse anche quando parlo di rotazione maggiore abbiamo pagato anche quanti sono? 35 minuti di steal, che magari se fossero stati 30 come sono più frequentemente, in fondo magari quel tiro che ha fatto l'avrebbe messo o quelle altre situazioni l'avrebbe fatto meglio, però quello condizionato non è, lì mi do meno colpe perché i problemi di Bowers e i problemi di Gergati mi impediscono di dargli una rotazione maggiore, cosa che non è nei lunghi, anche Wojciechowski non è a posto, però avrebbe potuto giocare più dei 5 minuti che ha giocato. Grazie coach. Senti Stefano, lo so, immagino che ti saresti aspettato molto di più anche da capitano, no? No, non guardiamo le partite per come sono, il capitano non ha avuto i suoi tiri, non ha sbagliato tiri facili, è chiaro, Evangelista è un giocatore, c'è il motivo per cui Amoroso e Mancinelli hanno fatto 50 punti in due, è perché la difesa avversaria è preoccupata di Evangelisti più di quanto fosse nelle altre partite, allora è ovvio che se l'uomo di Evangelisti va a fare degli aiuti su Mancinelli o Amoroso, Mancinelli e Amoroso non fanno 50 punti e Evangelisti ne fa di più. Evangelisti non è una prima opzione, è un giocatore, almeno in questo campionato, lo era magari l'anno scorso, è un giocatore pronto a punire ogni aiuto difensivo e ogni volta che la difesa si dimentica di lui. Oggi la difesa di lui non si è dimenticata, ne hanno beneficiato gli altri, ma non mi sembra che Evangelisti abbia giocato male. Per mercoledì andiamo e faremo la migliore partita del nostro campionato, sono sicuro di questo.
faremo la più grande partita della stagione. Grazie coach.